opzioni dei materiali da costruzione svolgono un ruolo significativo nel determinare la sostenibilità di una struttura. Gli elementi rispettosi dell'ambiente sono quelli prodotti e utilizzati in modo da ridurre al minimo il loro impatto ecologico. La selezione di sostanze più ecologiche è un aspetto importante dell'edilizia e possono essere realizzati con risorse rinnovabili, materiali riciclati o prodotti di scarto. L'utilizzo di materiali disponibili localmente è un altro modo per promuovere la sostenibilità ambientale. Ciò non solo fa risparmiare denaro, ma riduce anche l'energia necessaria e l'inquinamento prodotto. I materiali ecocompatibili, spesso definiti materiali da costruzione verdi, sono quelli utilizzati nell'edilizia che sono stati sottoposti a processi con un impatto ambientale minimo durante le fasi di produzione, installazione e manutenzione. Questi materiali dovrebbero possedere determinate caratteristiche come durabilità, riutilizzabilità o riciclabilità. Inoltre, dovrebbero incorporare componenti riciclati nella loro composizione e provenire da risorse locali, rendendoli materiali di provenienza regionale. L'importanza dei materiali da costruzione sostenibili è innegabile, soprattutto di fronte all'aumento delle temperature globali e al crescente impatto dei cambiamenti climatici. Per affrontare queste sfide, l'adozione di pratiche di costruzione sostenibili è diventata essenziale. I materiali da costruzione sostenibili svolgono un ruolo cruciale nel ridurre l'impatto ambientale dei progetti di costruzione. Influiscono su tutto, dalle risorse utilizzate nella produzione all'energia richiesta per il trasporto e l'installazione. La scelta di materiali sostenibili è un modo proattivo per ridurre al minimo questi effetti ambientali e creare strutture ecocompatibili. I materiali tradizionali utilizzati nella costruzione, come il cemento e l'acciaio, hanno un impatto ambientale sostanziale. Esistono numerosi nuovi materiali da costruzione sostenibili che vengono sviluppati e utilizzati. Questi materiali includono materiali a base di biomassa che sono realizzati con risorse rinnovabili, come legno, paglia e rifiuti agricoli. Materiali riciclati, quali materiali sono realizzati con prodotti di scarto, come bottiglie di plastica e pneumatici. Materiali naturali, i materiali vengono estratti dalla terra, come pietra, argilla e sabbia. Materiali avanzati che hanno proprietà uniche che li rendono adatti all'uso negli edifici, come materiali autopulenti e materiali che assorbono energia. Alcuni dei materiali da costruzione sostenibili più innovativi sono bambù, legno riciclato, terra battuta, sughero, balle di paglia, cemento di canapa. Questi nuovi materiali da costruzione sostenibili offrono una serie di potenziali vantaggi, tra cui impatto ambientale ridotto. Questi materiali possono contribuire a ridurre l'impatto ambientale degli edifici utilizzando meno energia e risorse. Prestazioni migliorate. Questi materiali possono migliorare le prestazioni degli edifici in termini di efficienza energetica, durabilità e comfort. Maggiore innovazione. Lo sviluppo di nuovi materiali da costruzione sostenibili può contribuire a promuovere l'innovazione nel settore edile. Esistono molti tipi di materiali da costruzione sostenibili, spesso definiti prodotti per la bioedilizia. Legname, pietra, metallo e carta sono materiali che possono essere riciclati e riutilizzati come prodotti da costruzione. Bambù, sughero, paglia e persino cocco sono esempi di prodotti da costruzione che possono essere rinnovati rapidamente. La gerarchia della gestione dei rifiuti è la seguente: ridurre, riutilizzare, riciclare, smaltire. La gerarchia dei rifiuti ci dice che il modo migliore per gestire i rifiuti è in primo luogo evitare che si verifichino, ridurli. Ma se i rifiuti ci sono già, dovrebbero sapere che buttarli via è la scelta peggiore per l'ambiente. Invece, loro dovrebbero mirare a riutilizzare le cose e poi riciclarle. Lo scopo della gerarchia di gestione dei rifiuti è quello di ottenere risultati ambientali ottimali ed è accettato a livello nazionale e internazionale come guida per stabilire le priorità delle pratiche di gestione dei rifiuti.
La gerarchia di gestione dei rifiuti è stata istituita dall'Environmental Protection Agency, EPA, come guida per dare priorità alle pratiche di gestione dei rifiuti in linea con il minor impatto ambientale. I rifiuti edili sono i rifiuti generati dalla costruzione, ristrutturazione e demolizione di edifici e infrastrutture. È un grave problema ambientale, poiché contribuisce all'inquinamento, alle emissioni di gas serra e all'esaurimento delle risorse naturali. Questi rifiuti includono materiali come cemento, legno, metallo, plastica e vetro. Le attività nei cantieri edili possono comportare lo scarico di acqua inquinata che incide negativamente sui corsi d'acqua locali o sul mare o potenziali impatti sulla salute, la fuoriuscita di rifiuti dal sito o lo scavo o l'importazione di materiali di riempimento non idonei. La gestione dei rifiuti nelle attività di costruzione è stata promossa con l'obiettivo di proteggere l'ambiente in linea con il riconoscimento che i rifiuti provenienti dai lavori di costruzione contribuiscono in modo significativo all'inquinamento ambientale. Vari approcci alla gestione dei rifiuti edili sono stati sviluppati nel lavoro di ricerca e nelle pratiche esistenti. Questi possono essere raggruppati a grandi linee in tre aree e cioè, classificazione dei rifiuti, strategie di gestione dei rifiuti, tecnologie di smaltimento dei rifiuti.